Aveva allestito in Tunisia una vera e propria fabbrica del falso dove produceva scarpe, maglie, jeans, borse contraffatte. Prodotti che poi venivano importati in Italia e immessi sul mercato come capi di abbigliamento dei marchi più prestigiosi. L'imprenditore, un italiano di 60 anni, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino che gli ha sequestrato oltre 50.000 accessori e capi contraffatti. Rischia fino a 4 anni di carcere. A far scattare l'indagine delle fiamme gialle, alcune importazioni anomale provenienti dalla Tunisia, in questi ultimi tempi nuova frontiera della contraffazione. La merce prodotta a Monastir veniva importata illegalmente e nascosta in alcuni depositi di Pesaro, dove un incaricato compiacente la vendeva attraverso alcuni broker per ora sconosciuti. Un giro di affari di oltre 2 milioni di euro. I finanzieri hanno potuto scovare il meccanismo criminoso anche grazie alla collaborazione di alcuni stilisti. L'ultimo dei marchi contraffatti, solo in ordine di tempo, Andrew Charles, riconducibile al noto stilista Andy Hilfiger, fratello del ben più noto stylist americano Tommy, a cui appartiene il noto marchio di abbigliamento, e marito di Dio Kleppo, modella e designer di moda di un altro noto brand.